Vittoria tranquilla per il Badolato nell'anticipo di Catanzaro Lido contro lo Sporting, un 3-0 che è maturato in virtù dei gol di Caporale, Girillo e Pultrone, il primo nel primo tempo, gli altri due nel secondo tempo. Una vittoria, diciamo, in vista anche del prossimo recupero di mercoledì a Staletti. Siamo con il responsabile del settore giovanile del Badolato, nonché dirigente ovviamente, Pino Audino. E Pino, diciamo, una partita abbastanza tranquilla quella di oggi. Sì, possiamo dire che siamo scesi in campo decisi e determinati. La squadra allenata da mister Calabrese nelle ultime settimane si è allenata intensamente, perché dopo tre sconfitte consecutive abbiamo incominciato a fare un pochettino quadrato dopo le vicissitudini riguardanti il mister Gagliardi, che ne approfitto, perché non ho avuto modo pubblicamente, di ringraziarlo per il lavoro che ha svolto finché è rimasto il nostro allenatore, e siamo rimasti tutti sorpresi delle sue dimissioni. Gli auguro sinceramente tutto il bene possibile, per, sia dal punto di vista calcistico che personale. Ritornando alla partita, dobbiamo dire che come ho detto siamo scesi in campo determinati, abbiamo trovato subito il gol grazie a un loro errore della difesa, Pultrone è stato bravo dalla fascia a mettere la palla in mezzo per il falco dell'area di rigore Domenico Caporale, il quale ci ha portato subito in vantaggio. Poi diciamo che il primo tempo è stata abbastanza nervosa la partita, perché come giusto che sia, nessuno vuole perdere, loro cercavano di riprendere il risultato, magari c'è stato del sanagonismo e delle sospensioni di gara, qualche fallo un pochettino forte, insomma, e poi diciamo anche la gestione dal punto di vista arbitrale non è stata all'altezza, ecco, possiamo dire in questo. Due vittorie che sono venute contro le ultime, diciamo, della classe, anzi le penultime in questo caso, e adesso vi aspettano, il pubblico probabilmente si aspetta che cominciate a fare dei punti più importanti contro le squadre che magari sono più forti o che sono in testa alla classifica. Sì, noi anche nelle sconfitte devo dire che non abbiamo demeritato, abbiamo sempre giocato alla pari, e in queste categorie a volte l'episodio ti fa perdere o ti fa vincere, questo, e noi abbiamo una squadra attrezzata per giocarcela con tutti, perché da anni siamo in questo campionato, conosciamo bene la categoria, ci sono dei giocatori esperti, dei ragazzi molto bravi, e quindi noi qualsiasi partita la affrontiamo sempre allo stesso modo, abbiamo sempre il rispetto dell'avversario, non ci sentiamo né più forti degli altri né più deboli logicamente, non è che giochi con l'ultima e il risultato è scontato, il calcio insegna che non ci sono risultati già scontati, no scritti non ce ne sono, questo è. Quindi ci prepariamo per questa trasferta di Staletti, ne approfitto per salutarli che ci vediamo lì mercoledì a disputare una partita che sicuramente sarà bella sia per coloro che la giocano che per il pubblico che la guarda.